Dunque, il secondo dopoguerra è quello che accade nel mondo democratico. Potrebbe essere l'argomento di questa nostra conversazione. Il secondo dopoguerra, naturalmente gli anni successivi al 1945, sono caratterizzati dall'urgenza della ricostruzione. Soprattutto il nord Italia è stato fortemente bombardato, le zone industriali Milano, Torino, Genova hanno subito il conflitto nella sua più alta drammaticità ed è necessario ricostruire il ruolo dei partiti politici, diventa essenziale per definire i programmi, come ricostruire, quanto spendere e dove spendere sostanzialmente. Dove spendere soprattutto i soldi del piano Marshall, che è un piano economico che sostiene le nazioni che hanno subito il conflitto per la ricostruzione. E allora i partiti politici esercitano un ruolo fondamentale in questo momento perché è un ruolo democratico ed è un ruolo di reciproca attenzione. Ecco, nonostante i contrasti e le divisioni che ci sono tra i vari gruppi politici, c'è una grande attenzione reciproca su come deve avvenire la ricostruzione. I partiti politici, lo ricordiamo anche in altra trasmissione di queste, sono soprattutto il partito della Democrazia Cristiana che ha la maggioranza e il partito comunista che è il secondo partito italiano, il partito terzo è il partito socialista come numero di voti, come importanza popolare. E quindi è soprattutto la Democrazia Cristiana che gestisce la ricostruzione, ma io mi sento di dire, per quello che ho letto, con il contributo del Partito Comunista e il contributo del Partito Socialista, soprattutto nei primi anni, finché non avverrà, poi ne parleremo, una rottura nel 1964. Ma poi ne parliamo di questo. I primi anni sono appunto suggellati da questa urgenza della ricostruzione e la ricostruzione nelle zone industriali maggiormente colpite da quel terribile terremoto che è stato il secondo conflitto mondiale. E naturalmente c'è anche una figura di carattere internazionale che va sottolineata in questo ambito. Per esempio, la Democrazia Cristiana è il partito più legato agli Stati Uniti d'America, quindi più legato all'esecuzione integrale del piano Marshall e dei contributi che sono stati dati in dollari all'Italia per la ricostruzione. Stati Uniti d'America significa anche l'alleanza della NATO, un'alleanza militare che in tempo di guerra fredda, questo tempo è caratterizzato da un nome che potrebbe essere dato a tutto il periodo, una specie di titolo o sottotitolo se si vuole, gli anni della guerra fredda. Gli anni della guerra fredda includono quel periodo in cui gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, da alleati quali erano, diventano quasi avversari. La guerra fredda non è una guerra combattuta, è una guerra di spie, di diffidenze e di corsa agli armamenti. Però è una vera e propria diffidenza molto forte tra l'Occidente e l'Oriente. L'Italia appartiene al blocco occidentale, come la Germania occidentale, come la Francia, come l'Inghilterra, mentre all'Europa orientale appartiene l'Unione Sovietica, che è un po' l'ombrello di tutti questi stati, che sono Ungheria, Cecoslovacchia, che sono in un certo senso persino Jugoslavia, anche se la Jugoslavia è un paese che non si allinea strettamente né con l'Unione Sovietica né con gli Stati Uniti d'America. E senza dubbio la Bulgaria, la Romania, tutti i paesi del blocco orientale. Ora, certamente in tempo di guerra fredda i partiti politici in Italia, anche nelle scelte di fondo, come la scelta economica a cui accennavamo all'inizio di questa conversazione, sono scelte che subiscono l'influenza degli Stati Uniti d'America, la Democrazia Cristiana, l'influenza dell'Unione Sovietica. Per quanto riguarda il Partito Comunista, il Partito Comunista è molto legato all'Unione Sovietica, tanto è vero che non vorrebbe nemmeno che l'Italia entrasse nel patto della NATO e preferirebbe magari una forma di non allineamento. Ma le cose andarono diversamente e dal punto di vista economico questo
determinò per l'Italia un maggior afflusso di contributi. Quindi i contributi, al di là del piano Marshall, arrivarono abbondantemente proprio perché i governi italiani erano filoamericani. E il governo italiano filoamericano vuol dire che la Democrazia Cristiana era fortemente incline ad accettare le indicazioni che venivano dagli Stati Uniti d'America. E non va avanti così invece la storia del Partito Comunista, che sempre mette in evidenza l'eccessiva dipendenza dell'Italia dagli Stati Uniti d'America e che vuole contestare questa presenza, anche contestando la presenza della NATO, pur non schierandosi apertamente con il Patto di Varsavia, perché il Patto di Varsavia ha lasciato il Patto Comunista e quindi le truppe che rappresentano l'Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Ungheria e i paesi orientali hanno dato vita a un'azione che è stata considerata molto pericolosa un po' per tutti gli occidentali. Nel 1956 queste truppe del Patto di Varsavia hanno invaso l'Ungheria e hanno determinato una grandissima repressione in Ungheria. Nel 1953, tornando indietro un po', era caduto il governo di Stalin, Stalin è morto, al suo posto arriva Nikita Khrushchev e con Khrushchev gli ungheresi ritengono di potersi staccare, uso questo termine anche se un po' improprio dal punto di vista storico, dall'Unione Sovietica. Staccarsi significa in questo contesto uscire da una logica di ferreo controllo, ma il ferreo controllo continua ad essere tale. Khrushchev manda i carri armati a Budapest e la repressione è durissima. Come reagiscono i paesi occidentali? E rientriamo nella prospettiva italiana. Come reagisce l'Italia a questi fatti? E mentre l'Italia democratica, l'Italia della Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano sono assolutamente contrari a questo intervento e lo denunciano, anche se non c'è nessuna iniziativa per entrare nel conflitto a favore degli insorti ungheresi, il Partito Comunista quasi quasi sottolinea che l'Unione Sovietica ha esercitato il suo diritto in una sorta di suo territorio, ecco, che è quello dell'Europa dell'Est. E questo determina anche il distacco di molti intellettuali comunisti, faccio l'esempio per Paolo Pasolini soltanto, dal Partito Comunista Italiano, che non ha avuto la forza o il coraggio di negare la bontà di questo atto e di condannare sostanzialmente l'invasione sovietica all'Ungheria. Quindi ci troviamo di fronte a una guerra fredda che coinvolge comunque l'Europa occidentale, l'Europa orientale e anche l'Italia, e anche a livello di dibattito è interessante vedere quello che succede in Italia, appunto, dove i comunisti tendono a giustificare l'azione dell'Unione Sovietica, mentre invece gli americani tendono a condannarla fortemente, così come i democristiani, che sono gli alleati degli americani in Italia. E dunque ci troviamo di fronte a un mondo che ha un'urgenza di ricostruzione, che abbiamo, come abbiamo detto fin dall'inizio di questa conversazione, ma nello stesso tempo questa urgenza di ricostruzione si incrocia con delle tensioni politiche che sono avvenute e che hanno coinvolto il mondo intero, perché il mondo intero è stato costretto a discutere e a mettere in discussione il comunismo. Il comunismo con tutte le sue facce, perché il comunismo occidentale, il Partito Comunista francese e il Partito Comunista italiano non sono il Partito Comunista sovietico, ma sono legati adesso ugualmente per un complesso e fitto senso di relazioni. E dunque ci troviamo di fronte a un momento storico in cui da una parte si pongono i paesi occidentali con quell'offerta consumistica che si vedrà poi esplodere anche in tempi successivi, e dall'altra parte
il mondo orientale con quella sua proposta che è il Comecon, per esempio, e quella sua inclinazione a sostenere anche economicamente i partiti comunisti occidentali in testa, quello italiano e quello francese.